Ciao a tutti, siamo nuovamente sul canale video di Notebook Italia per la recensione dell'Acer Aspire One Happy, il netbook più trendy di Acer, perché è caratterizzato da una base bianca e pannelli colorati in tinta pastello. Qui lo vedete giallo, ma sono disponibili anche colori arancio, rosa e azzurro. Come tutti i nuovi netbook Acer, anche l'Aspire One Happy di ultima generazione, quindi Happy 2, è basato sul concept di design Wave, che presenta questo motivo water drop sulla cover, quindi è una decorazione a rilievo che simula le increspature dell'acqua quando cade una goccia. Sul lato sinistro troviamo un connettore d'alimentazione, un connettore RJ45 per l'Ethernet LAN, un'uscita video analogica VGA. Questa è una griglia del sistema di ventilazione, c'è poi la prima delle tre USB 2.0, lato anteriore completamente pulito, liscio. Lato destro troviamo un lettore di schede SD multimedia card, due jack audio per cuffie e per microfono e le altre due porte USB 2.0. Verso il fondo c'è il foro d'aggancio del lucchetto di sicurezza Kensington. Il retro è completamente occupato dal vano della batteria, che andiamo adesso a rimuovere. Per aprire la batteria bisogna far scorrere questa levetta e poi far scorrere la batteria verso l'esterno. È una batteria, in questo caso a 3 celle con una capacità di 2200 mAh, è una batteria sottile agli ioni di litio che consente un'autonomia dichiarata dal produttore di 4 ore, poi nel corso della nostra recensione verificheremo il dato dei nostri test, che entra perfettamente all'interno del telaio senza sporgenze. Ricordiamo che in altre configurazioni ci saranno batterie a 6 celle da 4400 mAh che però sporgono un po' dal fondo. Restando sempre sul fondo, possiamo notare che è occupato da un unico sportello che dovrebbe dare accesso ai componenti interni, ma l'accessibilità interna non è così semplice, perché per aprire questo pannello è necessario rimuovere delle viti che si trovano all'interno del vano della tastiera, quindi è necessario prima smontare la tastiera. A differenza delle passate generazioni, il telaio diventa meno spigoloso, gli angoli sono leggermente arrotondati. Il telaio descrive questa curva verso le cernine del display, le linee sono un po' più morbide, meno nette e nel complesso, come avevamo già osservato durante l'unboxing, il design si fa più gradevole, più elegante. Questo modello ha uno schermo con diagonale di 10,1 pollici e risoluzione Wide Super VGA. La cornice dello schermo è lucida, così come la finitura dello schermo, mentre l'interno è opaco per favorire una maggior resistenza allo sporco e all'usura. La base è punteggiata da particolari nella stessa colorazione della cover, come il pulsante d'accensione e il touchpad. Al centro possiamo notare questa bella tastiera estesa Acer Finetip. È un tratto identificativo dei netbook Acer, perché non è propriamente una tastiera ad isola di tipo standard, non ci sono i tasti racchiusi all'interno di una mascherina, ma ci sono dei tasti poco separati gli uni dagli altri, ma piatti e molto larghi per migliorare la digitazione, quindi la precisione della battitura. Il palm rest è un po' corto, ma comunque sufficiente per un utilizzo confortevole, e al centro, un po' spostato verso la sinistra, trova posto il touchpad multitouch che Acer chiama multigestures, con i due pulsanti di selezione inglobati in un'unica barretta a bilanciere. Accendiamo l'Acer Aspire One Happy. E se avete seguito l'unbox lo sapete che in una decina di secondi circa, poco più di 10 secondi, veniamo indirizzati al sistema operativo Android. Android 2.3 Gingerbread in una versione ottimizzata per l'Happy da Inside, che è il produttore del BIOS. È una versione di Android un po' scarna, ci sono le applicazioni di Android più comuni, l'orologio, il calendario, i contatti, l'email, la galleria, la messaggistica. E c'è un browser Chrome che offre una navigazione web comoda a linguette con tutte le features che siamo abituati ad utilizzare sulla versione per Windows.
purtroppo Android non supporta le gestures sul touchpad nello scrolling, quindi lo scrolling delle pagine web è un po' laborioso, può essere effettuato tramite i pulsanti direzionali. Apriamo la notizia sull'unboxing dell'EP2. Abbiamo un video di YouTube. Come potete vedere, il video può essere aperto direttamente all'interno della pagina web, quindi c'è un pieno supporto per Adobe Flash. Sulla versione di Android installata sulla Aspire One EP2 non c'è molto altro da dire. Ci sono dei parametri relativi alla luminosità dello schermo, allo spegnimento automatico dello schermo e alla modalità di ibernazione in automatico. Potete cambiare questi parametri, io non ve lo consiglio, vi consiglio di mantenere dei parametri abbastanza restrittivi, perché dai nostri test abbiamo riscontrato che l'autonomia del portatile con Android non è di certo migliore di quella con Windows 7. Per passare a Windows dovete semplicemente cliccare su questa linguetta sull'angolo superiore sinistro, poi accettare. Vediamo la mascottina di Android. Andiamo a consultare le informazioni di sistema. La versione di Windows installata è 7 Starter Edition, ovviamente con estensione a 32 bit. Non supporta un massimo di 4 GB di RAM come gli altri Windows a 32 bit, ma soltanto un massimo di 2 GB come in questo caso. Il processore installato è un Intel Atom N570 Dual Core con una frequenza massima di 1 GHz e 66. Quindi è il nuovo top di gamma della linea PineView, anche se ricordiamo che alcune configurazioni di Acer Aspire One EP 2 per l'Italia potrebbero montare processori single core PineView Atom N455 o N475. Vediamo l'indice delle prestazioni di Windows che punteggio assegna al nostro netbook. Abbiamo uno score totale di 2,9 punti, condizionato dalle performance con l'interfaccia Windows Aero, ma anche il punteggio da grafica 3D è abbastanza basso, siamo sui 3 punti, confermando ancora una volta che il sottosistema video integrato nei chip PineView, quindi il GMA 3150, non è adatto per il gaming 3D. Il processore, invece, come performance di calcolo, ottiene un punteggio di 3,3, che non è altissimo ma è fra i migliori della sua categoria, in considerazione del fatto che si tratta di un processore dual core con una frequenza massima abbastanza elevata di 1,66 GHz. Facciamo una panoramica del software preinstallato da Acer. Troviamo Acer eRecovery Management, un software che conoscete perché l'avete visto anche su altri netbook Acer, permette di gestire i supporti di ripristino, creare supporti di ripristino, permette di effettuare un backup ed è un software comunque importantissimo, fondamentale, perché la maggior parte dei nuovi notebook e netbook sono sprovvisti di dischi di ripristino nella confezione. C'è poi Acer Video Conference Manager, un software che permette di arricchire le funzioni di videoconferenza, di Skype e di Live Messenger e che permette anche di effettuare trasferimenti di file e gestione remota del desktop. Poi abbiamo il Welcome Center, il programma di aggiornamento e soprattutto Acer ha dotato il suo netbook di Office Starter Edition, quindi una versione semplificata di Office ma del tutto funzionante, che risulterà molto utile a chi utilizza il netbook per la produttività personale. Per quanto riguarda la navigazione web, abbiamo
abbiamo una navigazione su internet abbastanza comune per i netbook, condizionata dallo schermo da 1024x600 pixel, quindi obbliga spesso allo scrolling verticale. Fortunatamente su Windows sono supportate le gestures del touchpad, quindi comunque lo scrolling non è un problema. Abbiamo aperto anche qui la notizia relativa all'unboxing dell'EP2 e ovviamente è possibile riprodurre anche qui i video in flash di YouTube. Parlando di prestazioni multimediali, abbiamo già visto dall'indice delle prestazioni di Windows che il core grafico GMA 3150 integrato nel processore Pineview offre prestazioni 3D elementari, quindi non è adatto al gaming 3D, ma andiamo a verificare come si comporta invece questa soluzione hardware nella riproduzione di video. Sappiamo dai test precedenti che non comprende un motore di decodifica video hardware, quindi il compito della decodifica video viene svolto dal processore, che a causa della bassa frequenza o della presenza di un solo core di calcolo non era in precedenza in grado di gestire i video Full HD. Abbiamo due video. Il primo è un trailer di Transformer 3 a 720p, il secondo lo stesso trailer a 1080p, quindi Full HD. Andiamo in una fase più movimentata. Apriamo il Task Manager, potete notare che ci sono 4 grafici delle CPU, perché una CPU dual core ma supporta la tecnologia Hyper Threading, quindi è in grado di eseguire due thread in simultanea per ciascun core. La riproduzione qui è fluida come ci saremmo aspettati. Chiudiamo e passiamo alla versione Full HD. Portiamo in avanti il Task Manager anche in questo caso. Il consumo di risorse balza al 70-80%, ma questo processore Atom N570, grazie alla presenza dei due core e all'innalzamento della frequenza di clock a 1,66 GHz, ricordiamo che l'N550 era limitato a 1,5 GHz, riesce a gestire la decodifica dei flussi video Full HD. La riproduzione è abbastanza fluida, permetterà di godervi un film in Full HD sullo schermo del netbook, ma non su un display esterno perché ovviamente manca un'uscita video HDMI. Ho preparato anche un video Full HD, sempre un trailer di Transformer 3 su YouTube. Lanciamolo per vedere come si comporta nella riproduzione di video da YouTube in alta definizione. Apriamo il Task Manager. Quindi le considerazioni che possiamo fare anche in questo caso sono le stesse. Anche qui il livello di consumo delle risorse del processore oscilla fra il 70-80%, ma comunque il netbook riesce a gestire la riproduzione del video. Quindi possiamo dire che grazie al processore N570 i netbook Intel Base riescono a superare quel limite annoso che era la riproduzione di video Full HD. Nei nostri test con Mobile Mark 2007 nella modalità Reader, una modalità che simula uno stato costante di idle del sistema, la batteria ha fatto segnare una durata di oltre 4 ore, quindi una durata superiore a quella dichiarata dal produttore. In conclusione, ricapitolando, un netbook che finalmente grazie al processore Atom N570 dual core a 1,66 GHz di frequenza riesce a superare il limite delle prestazioni multimediali in alta definizione, offrendo quindi una fruizione a 360 gradi dei contenuti multimediali.
un design molto fresco, molto simpatico, leggero, adatto anche a un pubblico femminile, con colorazioni giallo, arancio, azzurro o rosa. Un nuovo design che caratterizza tutta la lineup di netbook di Acer, componenti nella media della sua categoria come lo schermo da 10,1 pollici con finitura glossy, la dotazione di memoria o l'hard disk magnetico di tipo SATA da 2,5 pollici, una dotazione di porte anch'essa standard, quindi un netbook di tipo tradizionale ma con l'aggiunta di un paio di features di livello premium. Del processore abbiamo già parlato, l'altra caratteristica specifica della Acer Aspire One F è la presenza del sistema operativo Instant On Android, che permetterà di accedere all'email o alla navigazione internet senza dover aspettare il minuto necessario per avviare Windows 7. In una decina di secondi avviate Android e siete già pronti operativi. Il tutto ha un prezzo di listino di 299€ sul mercato italiano e ovviamente un prezzo ufficiale di street price potrebbero essere anche di alcune decine di euro inferiori. Per una serie completa dei test effettuati sull'Acer Aspire One Happy 2 e per ulteriori dettagli tecnici vi consiglio la lettura della recensione pubblicata su Notebook Italia.